Come dicevamo fuori telecamera e fuori microfono, ho intervista a Carlo Pritzhofer negli eventi organizzati da Pierpaolo Non Può Mancare. Carlo, tu insomma hai seguito tutta l'evoluzione in qualche modo dell'impegno degli ultimi anni di Pierpaolo associazionistico e politico. Ecco, da questa tavola rotonda dei corsari cosa possiamo aspettarci? Guarda, io credo che sia, Gianni, un'evoluzione. Noi, sai, siamo partiti da qualcosa a cui teniamo molto, che è quello di cui sembrerebbe, lo voglio sperare, che anche altri si siano accorti. E quindi quello che noi abbiamo chiamato inizialmente, tu lo ricorderai, l'abecedario della politica, cioè costruire un nuovo linguaggio che abbia diciamo, la possibilità di dare un senso a quello che si dice, invece che di lasciare, diciamo, questi suoni qualche volta molto seducenti, molto seduttivi, ma a cui significato vero pochi possono accedere, perché qui ognuno dice in libertà quello che sente. La verità è che ogni problema, diciamo, deve avere una soluzione. La soluzione però nasce da un metodo di analisi del problema. Chi conosce, diciamo, almeno in parte l'attività imprenditoriale, sa che ogni problema che nasce contiene all'interno del problema stesso, se scomposto, elementi di soluzione. Ovviamente la scomposizione non è così facile, perché siamo tutti molto pronti a dare risposte, ma a fare poche domande, mentre invece forse bisognerebbe fare più domande prima di dare delle risposte, che qualche volta sono un po' avventurose, quantomeno improvvisate. Lo stesso per i problemi, cioè l'analisi di un problema, quindi la scomposizione di certi elementi, è un problema di metodo, cioè che metodo usi. Noi col cantiere individuammo come metodo quello del meccanico, cioè un motore che non funziona, intanto lo smontiamo, mettiamo tutti i pezzi in fila, cerchiamo di capire come funzionino un pezzo con l'altro, e lì vedi subito se c'è un pezzo che non va, se va sostituito, se è inadeguato. Insomma, questo è quello da cui noi ripartiamo, l'abecedario della politica, cioè la possibilità di introdurre un linguaggio non nuovo, il linguaggio è sempre quello, è come il calcio, sono linguaggi, e come usarlo. E quindi sostanzialmente un metodo. Un metodo, noi partiamo dal metodo. In realtà, quando noi diciamo i corsari, ci riferiamo ovviamente agli scritti corsari di Pasolini, che è un metodo, cioè un metodo di andare ad affrontare qualcosa che va risolto. Ora la soluzione certo non è facile, però senza il metodo è ancora più difficile. Sì, parlavo prima con un ragazzo che abbiamo intervistato, Enrico Laurito, sì, praticamente della diffusa carenza di una cosa che in qualche modo un tempo si dava per scontata, cioè che una parte della gioventù, tra virgolette impegnata politicamente, comunque avesse, grazie alle scuole di partito, una, diciamo, diffusa, anche se non approfondita, cultura politica, insomma, ecco. Oggi invece le scuole politiche, soprattutto quelle che facevano i partiti, tra annessi e connessi, poi ognuno secondo la propria, tra virgolette, chiesa, no? Bianchi, rossi, neri, sì, così studi, via. Esattamente. Ecco, sono un po' tramontate, non ci sono più. Ecco, come si fa in qualche modo a recuperare, perché poi insomma da queste persone si estraggono, tra virgolette, non dico a sorte, ma con le elezioni, coloro che poi appunto vanno a ricoprire dei mandati. Si fa una selezione, esattamente. Le scuole di cui parlavamo, sia quella di sinistra, quella di centro soprattutto, ma c'era anche una scuola di destra, un po' sottovalutata per la verità, che era la scuola dell'alta borghesia, che comunque è depositaria di una sua filosofia, di suoi valori intrinsechi. A questo proposito cito sempre Pasolini, voglio dire, che il quale aveva grande rispetto della borghesia, meno per la piccola borghesia, quella chiusa, diciamo, nel borgo, chiusa nelle proprie piccole autoreferenzialità. Sì. Ma l'alta borghesia aveva come modello l'aristocrazia, e le rivoluzioni, sappiamo, le fanno soprattutto gli aristocratici. Ovviamente parlo di aristocrazia del pensiero, quindi parlo di cultura alta. Quindi hai ragione, e bisogna ricostruire quello. Noi avevamo anche la scuola della strada, cioè ci si vedeva, c'era un problema, il problema era quello che incideva sulla vita di tutti i giorni, sul quotidiano, e
Eh sì, ce menavamo pure, insomma, diciamolo pure, spesso e volentieri, dopo che ci eravamo fatti una bella scazzottata, si diventava amici, avversari ma non nemici. Quindi comunque il principio di un'amicizia, grande rispetto. Ricordo che ai funerali di Togliatti andò Almirante, si mise in fila, nessuno gli disse niente, fece la fila e andò a porgere omaggio a quello che era un avversario politico. Ecco, perché racconto questo? Perché era proprio diverso il modo di approcciare, diciamo, la diversità delle idee, la diversità della cultura. Ma quando noi parliamo di diversità, la diversità può essere un valore, salvo che il diverso non accetti invece di restare tale, quindi senza il dialogo. Ecco, con Pierpaolo abbiamo spesso insistito sulla necessità del dialogo, non del confronto, che quasi sempre porta a uno scontro, ma il dialogo, cioè la possibilità di conversare, di metterci insieme a ragionare su alcuni elementi che possono tenerci uniti, quantomeno ne risolve un problema. Bene, allora ringraziamo Carlo Prinzhoffer e gli auguriamo un buon lavoro in questa tavola rotonda. Grazie. Io...